Ciao a tutti, oggi facciamo pasta, patate e provola. Iniziamo. Le dosi per 4 persone le trovate sul post. Olio extravergine di oliva, poi mettiamo sedano, carote e cipolle e facciamo rosolare a fiamma medio-bassa per 4-5 minuti. Quando la cipolla si sarà leggermente appassita, mettiamo le patate tagliate a cubetti non troppo piccoli e mescolando frequentemente facciamo cuocere per 3-4 minuti, sempre a fiamma bassa, in modo da farle insaporire un po'. A questo punto mettiamo la salsa di pomodoro. Oppure potete mettere, ma in precedenza però, qualche pomodorino. Alziamo un po' la fiamma, mescoliamo bene. Volendo potete fare questa preparazione anche la sera prima o a pranzo per la sera. E poi mettete soltanto la pasta all'occorrenza, quando vi va di mangiare. Ora aggiungiamo l'acqua. Regoliamo di sale, copriamo con il coperchio e dal momento del bollore facciamo cuocere per 40 minuti. Se volete un consiglio, una volta che sarà arrivato a bollore, abbassate la fiamma e fate cuocere piano piano. Passati circa 40 minuti, alziamo la fiamma e togliamo il coperchio. Ora, se vi rendete conto che il brodo è tanto, toglietene un po', lo mettete da parte. Io preferisco schiacciare un po' le patate, volendo una metà, un quarto, fate voi, lo potete anche frullare. Non le schiaccio completamente, ma giusto un po'. E a questo punto posso mettere già la pasta. Per quanto riguarda il tipo di pasta, scegliete la pasta corta, un tipo di pasta corta. Io oggi faccio questi gnocchetti. Voi fate i tubetti, le ruote, la pasta mischiata, quello che preferite. E adesso, mescolando spesso, facciamo cuocere. Durante la cottura, se occorre, come vi dicevo prima, aggiungete piano piano un po' di brodo messo da parte. Oppure se non ce l'avete mettete un po' d'acqua molto calda e continuate a far cuocere. Mi raccomando, facciamo cuocere la pasta a fiamma bassa. A proposito, io ho aggiunto tutto il brodo che avevo messo da parte, quindi seguite le mie dosi. Allora, a questo punto manca 1 minuto alla fine della cottura della pasta. Io la preferisco molto molto al dente. Quindi spengo già la fiamma, do una bella mescolata, adesso aggiungo una bella manciata di prezzemolo, mescolo, aggiungo una girata di pepe. Guardate che bella cremosa che è. Un filo d'olio a crudo. Poi metto un po' di provola affumicata ed inizio a mescolare. In questo lasso di tempo la pasta continua a cuocere, per questo, visto che a me piace molto al dente la pasta, ho spento parecchio tempo prima. Adesso facciamo sciogliere bene la provola. Ragazzi, molti si confondono con la scamorza. Ho visto diversi video che dicono che mettono la provola e poi invece in realtà mettono la scamorza. La provola è quella morbida, la scamorza è quella dura. Ricordatevele così le cose, altrimenti ci si confonde sempre.
com'è bella filante. Ora mettiamo un altro po' di provola. Ovviamente sulla provola fate a piacere, io vi dico le dosi, però poi fate come preferite. E guardate qua. Adesso, prima di impiattare, ci mettiamo qualche cucchiaio di parmigiano. Ultima mescolata. Ed ora andiamo a servire. Guardate qua. Mamma mia, che bontà! Corro a mangiare. Fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Io vi saluto tutti e vi auguro buone feste.